Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Tana degli Scacchi, signore. Siamo qui in compagnia del Barba Stratega, in un video sulle aperture. Il tormentone del momento è diventato il gambetto italiano, signori. Super Speed ha fatto diversi video sul gambetto italiano. E devo essere sincero, all'inizio pensavo fosse una baracconata e invece non lo è. È molto insidioso il gambetto italiano. Però mi sono detto, è insidioso, molto insidioso. Se non lo si conosce si va a carte 48 con il nero. Allora ho chiesto al Barba Stratega di trovare un antidoto, signori, a questo gambetto italiano, perché io ho visto alcuni video di Super e lui nel titolo ha messo "La fine degli scacchi è vicina", che trovata l'apertura che mette in crisi tutti, anche i top GM, il che non è del tutto falso, perché anche Aronian in una partita è stato messo seriamente in difficoltà. E ha fatto vedere alcune partite, ha fatto vedere delle sue partite ed erano delle spremute di sangue, devo dire, notevoli. Ma è qui che a questo punto mi faccio una domanda, dico, ma se è così forte il gambetto italiano, perché non lo giocano, non lo so, al mondiale? Barba Stratega, vai a prendere la sigaretta, vai, per favore. Oh, Barba Stratega. Oh, Barba Stratega. Lui pensa sempre a tutto. Se avete la fortuna di avere il Barba Stratega, non dovete avere paura di niente. Dovete sapere una cosa. Il Barba Stratega è molto arrabbiato perché era in lista. Perché dovete sapere che Barba Stratega, signori, doveva fare da secondo a Dinglireng per il mondiale. Signori, di scacchi che si sta disputando ad Astana, in Kazakistan, signori. Mondiale che mi sta piacendo, le prime tre partite tutte divertenti, bel mondiale, mi piace. Comunque non mi occuperò del mondiale. I Barba Scacchi, attenzione, il Barba Psicologo e il Barba Tattico sono andati ovviamente a fare da secondi a Nepomniachtchi. Signori, per quello che non ci sono, mentre il Barba Fantasy assieme a Report è il secondo di Dinglireng. Purtroppo il Barba Stratega è stato escluso all'ultimo perché hanno scelto Report. Lui pensava di avere una corsia preferenziale, no? Perché è giallo come i cinesi, quindi. E invece no. E adesso però era arrivata giusto uno squillo, una telefonata, si è sentita. Era Ding che voleva cambiare report col Barba Stratega. Ma il Barba Stratega è rimasto qui a pensare a cose ben più importanti del mondiale, ovvero come riuscire a trovare un antidoto contro l'apertura che devasta tutto. Il gambetto italiano, signori. Devo dare atto a Super Speed di aver comunque trovato ha riesumato un'apertura perduta nel tempo, un gambetto molto pericoloso. Devo dire che ha fatto un bel lavoro. Però, per essere sempre, come dire, obiettivi sulle cose, dobbiamo anche cercare un antidoto. Se uno vi propone un'automobile, ad esempio, voi volete comprare un'automobile e quell'automobile vi viene venduta come la migliore in assoluto, quella che consuma di meno, va più veloce, la più comoda, l'indistruttibile, tutto quanto, con tutti i comfort, ad un prezzo abbordabile a qualsiasi neopatentato disoccupato, signori, dovete farvi delle domande. Come mai allora non la comprano tutti? Ok, bene. Allora ho chiamato il Barba Stratega e insieme abbiamo trovato un antidoto. Abbiamo faticato,
Perché questo è un gambetto che è difficile da smantellare, non è così semplice. Ok? Prima di iniziare col vero e proprio video, diciamo, didattico sul gambetto italiano, andremo a salutare comunque gli utenti del canale e a ringraziare tutti quelli che si sono iscritti al torneo di Pasquetta che abbiamo organizzato qui sull'ICS, 18 partecipanti. È stato un torneo abbastanza tosto, soprattutto per i giocatori, diciamo, della Tana, perché c'erano anche dei candidati maestri, insomma, non era un torneo facile, soprattutto per chi è agli inizi, però quelli della Tana si sono difesi, soprattutto Corrado Balda hanno fatto 3 punti e io sono riuscito a vincere il torneo con 6 e mezzo su 7 a pari merito con un giocatore oltre i 2002, comunque era uno dei favoriti, era il favorito, aveva quasi 2300 punti, quindi ho fatto patta con lui, ho vinto tutte le altre. Ok, magari per me il torneo non sarà stato proprio, diciamo, una prova di quelle insuperabili, però sono sempre partite di scacchi e spesso e volentieri io sono uno che può perdere anche con il giocatore, diciamo, meno esperto. Perché io spesso e volentieri mi distraggo, non ho riflessi, ok? Non sono come Super Speed, che lui è un agonista, lui è fortissimo. Adesso non sto prendendo in giro, sto dicendo la verità. Lui online è spaventoso. Online con il pre-move a 3 minuti secchi è spaventosissimo. Ha un repertorio di aperture molto buono e quindi è temibile. È temibile anche per giocatori titolati. Quindi io non ho mai preso sotto gamba Super Speed, anzi l'ho sempre considerato un fortissimo agonista. L'unica cosa è che vorrei magari vederlo con diverse cadenze, magari dal vivo, magari con l'abbuono. Lui non gioca mai con l'abbuono perché lui è fortissimo con il pre-move, lui ti flagga. Tu non puoi flaggare un giocatore esperto se c'è l'abbuono, ok? Quindi il suo gioco fa parte anche quello di flaggare, ci sta, comunque lui è molto bravo. Anche se non andiamo d'accordo e c'è un po' di antipatia, no? Tra noi due, sono successe diverse cose su cui non voglio tornare a discutere. Comunque posso aver torto io, può aver esagerato, possiamo avere entrambi le nostre ragioni, però quello che vi voglio dire è questo gambetto italiano, signori, lui, sono andato a vedere anche un po' di sue partite, sul suo database, su chess.com, quando anche sull'ICS, quello che ha giocato del gambetto italiano e le vince quasi tutte. Perché le vince quasi tutte? Anche con giocatori forti, ma proprio perché non si capisce come controbatterlo. Ok? Lui ha fatto vedere un paio di varianti col nero, considerate, insomma, le più giocate, però lui ha trovato dei difetti in entrambe le continuazioni. Andiamo a vedere. Allora, gambetto italiano è questo qua. E4, siamo qui sulla scacchiera del Barba Stratega con le caselle gialle. E4 e 5. Partita di re, cavallo f3, attacca il pedone, cavallo c6, lo difende, e qui il bianco gioca la partita italiana, vescovo c4. Con vescovo c5 entriamo nella variante principale, e qui arriva d4, come potete vedere non è tra le prime scelte del motore. Il motore considera il gambetto italiano leggermente inferiore, però Super Speed ha detto che ha fatto giocare Stockfish contro Stockfish e ha vinto il bianco. E se devo essere sincero, posso crederci perché questo gambetto è davvero un gambetto pericoloso, ma Stockfish col nero non è il barba stratega. Stockfish ha giocato quella che Super Speed crede essere la miglior difesa con il nero, ma il barba stratega
ne ha trovata una assurda. Ma se uno proprio volesse l'antidoto al gambetto italiano, non gioca vescovo c5, gioca cavallo f6, gioca la difesa dei due cavalli e il gambetto italiano non si può giocare. Si può sempre giocare d4, però è un altro tipo di partita. Si prende in d4, si spinge in e5, d5 si attacca vescovo. Questa è tutta teoria. Qui non potete improvvisare nulla, le varianti sono praticamente quasi forzate. E qua il bianco vescovo b5, inchioda il cavallo e rientriamo in una variante che si gioca anche nella scozzese. Ok, vabbè, ma questa è un'altra storia. Concentriamoci sul gambetto italiano. Allora, se proprio vogliamo, come dire, trovare un antidoto al gambetto italiano, dobbiamo giocare vescovo c5. D4, ora arriviamo qua. Super speed ha detto, la presa di pallone è la più brutta e ha ragione. E ha ragione perché qui il bianco ha un'iniziativa devastevole. Dopo cavallo g5 ha una forte, forte iniziativa, proprio una linea quasi forzata. Perché? Ora il bianco attacca f7 con due pezzi. La spinta in d5 che si gioca in quello che poi diventa l'attacco del fegatello, diciamo, qui non va bene perché manca il cavallo in f6. Vediamo. d5, vescovo per d5 e non c'è il cavallo che può catturare il vescovo. Attenzione, il bianco sta nettamente meglio e bisogna per forza giocare il cavallo h6. E qui vedete, magari un principiante qua gioca cavallo f6 e si becca o la presa di vescovo o la presa di cavallo. Ok, e quindi i giocatori non esperti possono perdere la partita in poche mosse. E ha ragione Speed quando dice questo, ok? Ma qui esiste lo stesso la presa, come ha fatto vedere lui nel suo video. Presa, presa. Lui aveva giocato donna k5, ma è chiaramente più forte. Presa col vescovo scacco, prende col re, scacco di donna e si recupera il pezzo. Adesso qua g6 e si recupera il pezzo. Composizione, ok, vedete che il motore dice un meno 0-1, però non è così. Perché se lo lasciate per un'ora a girare, il motore darà una leggera preferenza al bianco. Il problema del nero è la sicurezza del re e la arretratezza di sviluppo sull'ala di donna. Mentre il bianco può arroccare in fretta, spingere in c3, attaccare il pedone, dare via un altro pedone, sviluppare il cavallo. Avere un attacco veramente arioso. Ok? E questa variante col nero non la consiglio. Allora lui ha detto, beh, la migliore non è la presa di pedone, la presa di vescovo, perché Stockfish ha giocato la presa di vescovo e la considera la migliore Stockfish, ma non il barbastratega, signora. Qui Super prende il vescovo, presa, presa di cavallo, vescovo e3, si minaccia la ricattura del pedone. Qui cavallo e6 è brutta, la facciamo vedere un attimo, chiaramente, perché si prende il cavallo, presa. Se si prende così, arriva allo scacco di donna e qua, signori, siamo messi molto male. Questo è in presa, il re perde la possibilità di arroccare. Questa brutta impedonatura. Questo vescovo è cattivo, molto cattivo, il cavallo non è ancora uscito. Quindi non si può ricatturare col pedone F, bisogna ricatturare col pedone D, ma non bisogna cambiare le donne, sempre donna H5 con pressione sul pedone E5. E qui, se si vuole salvare
il pedone donna F6, ma il bianco qui sta benissimo dopo cavallo A3, perché cavallo A3 sfrutta. Io sto guardando le linee che ha spiegato lui sul suo video. Adesso non gli sto copiando il video. Dobbiamo trovare un antidoto. Questo è un video dalla parte del nero. Ok? Non vi sto consigliando di giocare il gambetto italiano. Sto cercando di trovare un antidoto al gambetto italiano. E anche l'antidoto comunque presenta dei problemi. Non è così semplice. E qui il bianco sta nettamente meglio, secondo me. Ma allora che cosa bisogna giocare contro il gambetto italiano? Il barba stratega ha trovato cavallo per pedone, signori. E come potete vedere, anche il motore, dopo che il barba stratega ha trovato questa linea, la mette come prima linea. Cioè Stockfish non la gioca, però dice che è la migliore solo perché il barba stratega l'ha trovata. Ah, questa qui è la migliore. È praticamente, come dire, la demolizione è una parola esagerata. Comunque l'antidoto al gambetto italiano, presa di cavallo, signori. E voglio vedere, Super Speed l'avrà sicuramente vista, ma secondo me è sottovalutata, perché qui ci sono due linee che può giocare il bianco: la presa del pedone con attacco su F7, e andiamo a vedere poi tutte e due, e vescovo E3. Super, come continuerà secondo voi? Potrebbe continuare con vescovo E3, ma le dobbiamo vedere entrambe. Le dobbiamo vedere entrambe, signori. Bene, non ci sono partite nel database, ma mi sembrano trovate solo due, un pareggio e una vittoria del nero. Però sono partite di Peppino Meccanici, ok. Però l'idea del barba stratega è praticamente una novità. Ora, se si prende il pedone, uno dice, ma cavolo, c'è sempre la stessa minaccia. Che si fa qui? Guardate che la linea è forzata adesso, eh. È forzata. Cavallo H6 non va più bene, perché adesso il vescovo cattura il cavallo. È per quello che Super Speed, secondo me, non ha valutato questa variante di presa del cavallo. Però dopo donna E7 si lascia il pedone F7, surprise, si prende col vescovo, scacco, si perde la possibilità di arroccare, tutto forzato. È qui ora il nero, il bianco deve assolutamente prendere il cavallo, perché altrimenti abbiamo un pezzo in presa. Uno potrebbe dirmi, ma se salvo il cavallo che difende il vescovo, mettiamo F4, che succede? Che vi beccate scacco G3, donna H3, non arroccate più, si minaccia l'entrata di donna, il vescovo qui è minaccioso, il cavallo è minaccioso. Questi pezzi per adesso fanno le belle statuine. Vediamo, scacciamo il cavallo, donna G2. Attacchiamo torre per Pernigotti, e adesso qui sono grane, qui sono grane, perché se si salva il torre per Pernigotti, signori, arriva cavallo C2, scacco, e che si fa qui? Bisogna dare la donna, il bianco perde la donna, e allora che si fa? Bisogna sacrificare il torre per Pernigotti, si prende il cavallo, donna per torre per Pernigotti, scacco. E il re dove va? Deve per forza andare in D2. Qui si potrebbero anche cambiare le donne, secondo me. Potrebbe essere interessante cambiare le donne per non rischiare, oppure continuare a mangiare materiale con scacco, donna E2, si protegge. Adesso si cambiano le donne, presa, presa. Ci si sberlucca il pedoncino, si attacca il cavallo, si attacca poi il vescovo. Qui è game over per il bianco. Ok? Quindi non si può difendere il cavallo, e per questo motivo bisogna prendere il cavallo col vescovo. Ora, ci si potrebbe avventurare in donna per cavallo e poi attaccare il pedone, però in questa linea il bianco mantiene la coppia di vescovi.
Vediamo un attimo, vescovo di 5, difende il pedone, c6, attacca il vescovo. Qui entriamo in un cinepraio, signore, perché adesso qua c3 per attaccare il cavallo, si perde il vescovo, si perde il cavallo, donna. Non va bene prendere di donna perché si cambiano le donne e il bianco va a stare in vantaggio materiale. Si deve prendere prima con scacco, vescovo e3. Donna per c2, si attacca in un oltrone per negotti, qua è veramente pazzesco. Qui per salvarsi bisogna giocare re d2, scacco, cavallo c3 e d6, adesso il nero ha coppia di vescovi. Il re, ok, non è tanto al sicuro, però tutto sommato è il nero che ha un attacco. Comunque è una linea complicata questa e non la consiglio. Ok, la mossa migliore è prendergli la coppia dei vescovi subito, immediatamente, e praticamente si mette il re al sicuro in questa maniera qui. Ora il cavallo è sospeso, bisognerà toglierlo, ma dove? Anche qua bisogna stare molto attenti, perché se si gioca tipo cavallo di 3 si perde il pedone con scacco, e qui bisogna per forza giocare re f1, perché re d2 si perde anche il pedone, e qui una spremuta di sangue. Cavallo f3 sta per arrivare con scacco, qui è game over. Allora è forzata cavallo c4, perché il cavallo tornerà in e3 a coprire lo scacco. Si prende con scacco, cavallo in e3. È qui che può giocare il nero, che può giocare b6. Ora questo vescovo andrà in a6, vi toglierà la possibilità di arroccare. Questo vescovo tempesta, il cavallo centralizzato, la donna centralizzata. Attenzione che il bianco ha ancora tutti i pezzi a casa. Questo cavallo inchiodato, ok. Ora uno può dire, ma posso arroccare? Vediamo cosa succede dopo l'arrocco. Dopo la rocca arriva vescovo a6, si attacca il torone per Nigotti. Ma sposto il torone per Nigotti. Bene, sposto il torone per Nigotti, torre f8 è anche forte. Torre f8, si mette un torone per Nigotti contro la rocca. Insomma, a raggi x il punto f2 è debolissimo, bisogna stare molto attenti. Si scaccia il cavallo, cavallo e6, si salva il pezzo. Qui si può insistere con b4, attaccare il vescovo. Vescovo si piazza in d6 e adesso anche di qua sta per arrivare la tempesta, perché l'idea del nero qual è? L'idea giocare rook left, portare il torone per Nigotti su una di queste colonne. Consiglio sempre la g davanti al re. Poi può giocare h5, h4, h3 fino in fondo, e poi anche questo torone per Nigotti può uscire. Tutti i pezzi del nero giocano, pezzi del bianco non giocano più. E qui il bianco si deve limitare ad attaccare i pezzi, far perdere dei tempi. Si sposta la donna, cavallo in g4 è possibile per difendere il matto. Guardate che qua è una situazione imbarazzante, qua è una situazione imbarazzante, perché qui se ad esempio si prova a fare il g3 si perde la partita. Donna h3 o anche vescovo per pedone, ma donna h3 qua è game over, signora. Cosa può fare il bianco? Ad esempio mosso come donna c2 per difendere il traversino, vescovo per g3, presa, torrone per Nigotti per f3. Adesso qui parte il baraccone, signora. Qui non c'è quasi niente da fare. Se continuiamo a insistere a difendere, si cambia il cavallo su f1 e qui è game over. Addirittura si può prendere di torne per Nigotti, si guadagna semplicemente materiale, matto in 6 ed è finita, signori. Per cui non ci si può più difendere. Rettangolo per arrocco sguarnito di pezzi, ce ne sono due del nero. Rettangolo della rocca sguarnito di pedoni
E qui è una condanna. Una condanna. Ok. Torniamo indietro. Quindi che si può fare qui? Non si può arroccare, non si può fare niente. Che può fare il sviluppare il cavallo e attaccare la donna? Ad esempio, si sposta la donna, la si tiene sempre a raggio X sul cavallo. Adesso si può arroccare perché comunque non c'è più pressione su G2. Vescovo B7, la pressione su G2, vedete che torna, che torna. Però il bianco, dicevo io, riesco ancora a difendermi. Attacca ancora la donna. Bene, è arrivato il cane di Carson. La donna si sposta in F6. Qui mettiamo una mossa di sviluppo, vescovo di 2. Cosa si può fare? Anche B3, ad esempio, B3. B3 si perde subito. Guardate che roba, cavallo F3, scacco, signore. Se si prende il cavallo, donna per C3, parte il cavallo, parte il trone per Ligotti, parte l'altro cavallo, attaccato con 50 pezzi. Signore, questo è game over. Però dovete provare, queste cose qua non è facile, è molto tattica, no? Super ha ragione a dire che, ma la devi anche trovare, no? La migliore. È vero, devi anche trovare, ma se la studi, no, se ti prepari, il gambetto italiano è finito, signore. È finito, non sono finiti gli scacchi, come lui scrive nel titolo, è un titolo esagerato. Ok, come si fa a dire gli scacchi sono finiti perché il gambetto italiano sorprende tutti? Sorprende, sì, chi non lo conosce, ma tutte le aperture sorprendono se non lo si conoscono. Ok? Quindi qui praticamente non c'è scampo. Questa linea è veramente tracotante, signori. Non si può uscire. Che uno può dire attacco la donna col cavallo, per far guadagnare un tempo, ok, si sposta la donna. Comunque la donna deve sempre stare in posti dove attacca l'arrocco, ok, e stare in posti dove non può essere attaccata facilmente. Bene, qui magari migliorare la donna, torna per Nigotti in E8 sulla colonna aperta, tranquillo. Vescovo E3, mossa di sviluppo, e qui H5, si toglie di mezzo questo cavallo. Ah, questo cavallo non ha più casa, è morto. Vedete? Guardate il re, da G8 è inattaccabile. Potrebbe subire uno scacco, ma ad esempio, se si dà scacco. Donna E6, proposta di cambio delle donne, o anche addirittura torre 6, ma proviamo un cambio delle donne. Presa il trone per Nigotti e tutti i pezzi del nero giocano, perché adesso il nero minaccia H5, dovrete togliere questo cavallo e poi gioca anche il secondo trone per Nigotti. E se provate a sviluppare pezzi, questo non esce più dopo H5, quindi sto vescovo non può andare in E3. In D2 ad esempio, torre G6 o H5, che va sempre bene, torre G6. Smette raggio X e guardate questo vescovo com'è tracotante, signore. Questo vescovo, che si può fare qui? Se si fa F3 c'è lo scopertone immondo con cavallo per F3 doppio scacco. Questa è abominevole. Questa è abominevole. Se si fa H3, gioca H5 e qua è game over, signore. Allora togli il cavallo per difendere il punto G2. Magari arriva a cavallo F3 scacco, parte il vescovo, perché qui il pedone è inchiodato. Cioè, è sempre game over, signori, se non si gioca la linea corretta. La cosa succede spesso anche con il nero, come ha fatto vedere lui nelle altre due varianti, ma in questa variante è solo il bianco che rischia pesante. Il nero sì, rischia, però se conosce questi temi, il re in G8, la possibilità di giocare H5, i due vescovi, il vescovo in fianchetto, il vescovo in C5, questo tema qui, e prima o poi si attacca. Poi uno la partita la può perdere lo stesso, non è quello, cioè, nel senso, se io giocassi
contro Super Speed. Questo sistema ha le sue cadenze, o perdo per il tempo, oppure lui è talmente più bravo di me che posso confondermi, è chiaro. Bene, torniamo indietro. Cane di Carson continua a abbaiare, smettila. E questa, diciamo, è la linea con la presa in F7 e la presa in E5. Allora uno può dire, ma continuiamo come gioca Super Speed, vescovo, scusate, dopo la barba strategata cavallo per D4, continuiamo alla Super Speed con vescovo E3. Questa è la stessa linea, no? Però il vescovo non c'è più. Una linea con la cattura di vescovo. Cattura di vescovo, cattura di cavallo, vescovo E3. Questa è la stessa linea, ma cos'è cambiato? Che il nero ha un pezzo in più in gioco, il vescovo in C5. E qui no. Sono dettagli, però importanti. Ok, anche il bianco ha un pezzo sulla scacchiera, ma guardiamo questa linea, vescovo E3. Allora, il bianco punta a ricatturare il pedone con tre pezzi. Donna F6 difende il punto di 4 con tutti i pezzi, pedone, vescovo, donna, e in più difende questo pedone dall'attacco del cavallo. Ora uno potrebbe dirmi, ma io ho visto che poi c'è cavallo G5 e c'è il forte attacco. Guardiamo cavallo G5, qui bisogna sempre ricordarsi il cavallo H6 per difendere il punto, cavallo H6, e adesso non è più possibile il trigumiro della variante della presa col pedone, ovvero cavallo per, vescovo per, re per. Donna K5 scacco e cade il vescovo. Qui non cade niente perché il pedone è ancora in E5, non è in D4, e in più c'è la donna che difende. Ok, uno può dire, ma c'è la casa debole in D5, è vero. Ok, ad esempio, mettiamo questo qui, arroccare sarebbe la migliore. Ok, però tipo cavallo C3 per andare in questa casa, C6 non c'è più niente, non entra più niente. Dopo, con calma, il nero può giocare anche D6, può giocare anche vescovo G4 per far perdere un tempo alla donna, arroccare lungo, oppure può arroccare corto, con un buon gioco per il nero, insomma. Ma su arrocco corto, ad esempio, D6, cioè bisogna far uscire il vescovo, e qui che si può giocare, ad esempio C3 per scacciare il cavallo. Cavallo torna tranquillamente in C6, cambia il vescovo, presa, e qui si prende il cavallo con la donna. Ecco un'altra grande differenza: adesso il vescovo è in presa, la donna qui è tracotante e si minaccia il vescovo H3, e qui non ti salvi più. Allora togli il vescovo, attacchi la donna, guadagni un tempo, si sposta la donna, però adesso dovete parare la minaccia vescovo H3, che si fa qui. F3? F3, quindi arroccare corto si può, però l'attacco immediato è veramente tracotante. F5, immediata, minaccia F4, o anche pedone per pedone. Ora non si può più arroccare corto, però dopo vescovo D7, arrocco lungo, qui si infilano i toroni pernigotti, è un macello. E se si prende il pedone, si prende di cavallo, adesso si attacca al vescovo, altro guadagno di tempo. Vescovo F2, si tiene il vescovo vicino all'arrocco. E qui, vescovo E6. Questo è interessante perché, allora, vescovo D7 è possibile, ma con vescovo D7 voi arroccate solo lungo. Un vescovo E6 minacciato di togliere la coppia di vescovi al bianco, e comunque vi, come dire, riservate l'arrocco corto.
segnare. E qua che si fa? Se si continua a cambiare dei pezzi, e qua il bianco semplicemente rimane con un pedone in meno, arretrato di sviluppo, con i pezzi un po' accartocciati, non c'è più quell'attacco spaventoso del bianco che ha il pedone in meno, ma ha l'iniziativa. Qui ha il pedone in meno, l'iniziativa c'ha pure il nero, signore. Che cosa può fare? Sviluppare pezzi? Ecco, cavallo A3, mettiamo il cavallo A3 famoso, no? Che può controllare le case. Intanto la casa C4 non la controlla più con la donna. Ma qui basta fare A6, il cavallo è belle finito, cioè non ha alcun. Non può più muoversi. Si può anche arroccare corto, ma io direi un colpo di A6 lo si può dare. Intanto questo cavallo lo pietrifichiamo. Cavallo C2, lo vuoi ricollocare, si arrocca corto in fretta. Adesso abbiamo la F aperta. Ora, con calma, bisogna cercare di giocare. Chiaramente il bianco ha pochi piani. Più si cambiano pezzi e più il nero va nel finale col pedone in più. Se non si cambiano i pezzi, l'iniziativa del nero comincia a farsi sentire. Torre per Nigotti qui potrebbe anche finire in D8 con l'idea di muovere questi pedoni centrali, creare il duo pedonale affiancato. Esempio qui A4 per impedire B5. O proviamo una mossa per far comunicare i torni per Nigotti, tipo donna D2. E qua si può giocare anche al raddoppio dei torni per Nigotti. Torre F6 anche potrebbe essere interessante. Torre D8 anche, sono tutte valide, quella che proponevo io. Torre F6 anche è valida, col piano per mettere il torrone per Nigotti contro il re. Chiaramente in questa situazione qui col nero dovete stare attenti a una cosa, non esagerare ad attaccare troppo in fretta, anche se avete vantaggio. Perché comunque potete anche speculare sul materiale, potete aggiustare i pezzi man mano. Tanto, come potete vedere, il bianco non ha spinte di rottura al centro. Non ci sono pedoni isolati o pedoni deboli del nero, tipo una colonna aperta, ok, controgioco, non c'è. Se provano ad attaccare ad esempio questo cavallo, così per far perdere un tempo si indebolisce l'arrocco, perché dopo questa si può giocare tranquillamente torre G6, inchiodare il pedone, oppure lasciar posto alla donna e minacciare H5. Qua è un dramma difendersi, è un dramma, signore. Quindi tornando a bomba, qui dopo la variante barba stratega, signore, cavallo per che fa? Non ne ha tante, non ne ha tante. Abbiamo visto cavallo per Paolo per pedone, con l'idea di sacrificare F7 e mettere re in G8. L'altra idea, quella che probabilmente giocherebbe super, ovvero vescovo E3, ma qui da ricordarsi donna F6 per difendere il pedone, difendere il cavallo, ok? Qui si potrebbero. Abbiamo visto che l'arrocco corto è pericoloso, perché guardate. C'è anche cavallo per F3, donna per F3, donna per F3, pedone per F3, vescovo per E3, pedone per. E anche qui semplicemente il bianco ha un pedone di meno e non ha neanche più la coppia dei vescovi. Chiaramente il nero qui è sempre leggermente indietro di sviluppo, ma non subisce più attacchi su F7, può liberarsi tranquillamente. Con un bello sviluppo, cavallo E7, arrocco corto, F5, ok? Poi nel caso vi troviate il cavallo da queste parti, un colpo di G6 potrebbe sempre andar bene, o anche un colpo di A6, ok, non è poi così male neanche questa linea. Quindi il bianco non può semplificare semplicemente.
un po' mettere a re al sicuro. Questo è anche il punto. Cosa fa allora? Cambia il cavallo. Presa, presa col vescovo. Che fa? Cambia tutto, presa, presa. Quantomeno qua, almeno il nero al pedone doppiato. Può ancora giocare. Arrocco corto, adesso può andare bene. Cavallo E7. Pronti ad arroccare. C3, l'idea di gambettare questo pedone. Ma qui semplicemente non si prende il pedone. Perché non si deve aiutare il cavallo a svilupparsi. Cavallo C6, difende il pedone con due pezzi. Migliora il cavallo. Ora che si può fare qua? Che si può fare? F4, la mossa aggressiva, no? Minacciare E5. Qui D6 per liberare il vescovo. Certo, non ha molte case, però quantomeno controlla la lunga diagonale bianca. Qui si può continuare con E5 e qui attenzione a non prendere perché dopo la presa, presa, si attacca la donna e cade F7, si perde la partita se si prende questo pedone, volete vedere? Ok? Lasciate che adesso la donna è in presa, bisogna spostarla. Donna E7 è tranquilla, donna G6 è anche tranquilla, donna G6 la preferisco perché tanto mettete della pressione, mettete del pepe, minacciate vescovo in H3, non si sa mai che l'avversario non la veda. Qui è vero che il bianco recupera il pedone, però tutto sommato, tra l'altro vescovo H3 non è proprio così forte perché tanto basta un donna E2 e si difende tutto. Vescovo G4 si guadagna un tempo sulla donna però. E qui il motore prende in considerazione anche questo sacrificio. Presa, presa col re. Donna B3 scacco. Qua sembra un po' difficilotta. F8. F5. Sposta la donna in E8, si prende un altro pedone e qua si gioca col pezzo in meno per un po' di. Ecco, questa potrebbe essere una variante dove il bianco può creare qualche fastidio, però qui cade anche questo, insomma. Presa, presa. Il nero cerca di aprire il gioco. Qui ad esempio, che si può fare? Ad esempio, prendere il pedone. Puzza un po'. Poi troppi pezzi che inchiodano, questa non mi piace. Infatti, si sviluppa tranquillamente, poi rimane tutto incastrato. Niente, occhio andare a caccia di pedoni. Qua bisogna migliorare i pezzi. Proposta di cambio delle donne. Difende il trone Pernigotti. E adesso qua la donna è praticamente quasi obbligata a cambiarsi. Se si sberlucca il pedone, presa, presa, torre C8, questo cade. Questo cade e alla fine è vero che il re è un po' scoperto, ma non ci sono più le donne. È anche facile giocare qualcosa come re F7 per far comunicare i troni Pernigotti e poi re G8 arrocca manovella. Poi c'è anche questa, cavallo C2 minaccia il trone Pernigotti nell'angolo. Comunque è una variante molto complicata, signori. Qui dovete veramente studiarla bene. A menadito ed è facile che in una partita a 3 minuti un giocatore come Super Speed anche con la variante del Barba Stratega, ovvero cavallo per, vi mette in difficoltà lo stesso, ma parlo anche di giocatori molto forti perché sul tempo è chiaro. Però se voi conoscete questi piani col nero adesso, ovvero subito l'arcatura di cavallo, conoscete i piani, rivediamoli un attimo. Questa. Ok, donna E7, ci si lascia prendere con scacco. Uno può dire, può prendere di cavallo, volendo. Se prende il cavallo, si prende subito con scacco, ed è, penso, abbastanza drammatica. Re F1, perché bisogna difendere anche G2. Qua parte un altro pedone. Che si fa? Si dà scacco? Proprio, perché se si cambiano le donne, si prende il cavallo, si perde il trone Pernigotti. Proviamo.
Tale scacco si copre di cavallo e qui mettiamo sviluppo del bianco. Anche il rocco corto è buona, secondo me. Però è pericolosa perché c'è la scoperta. Se uno non vuole rischiare torre F8, adesso minaccia di prendere due pezzi per il trono e per Nigrotti, signore. Qua deve togliere il cavallo. D5, libera il vescovo e attacca i pezzi. Ora qua che succede? Se si prende col cavallo, parte il vescovo con scacco. Si prende di vescovo, si prende di cavallo, prende di cavallo, vediamo un po', si prende di vescovo. Che può succedere? C'è talmente tanto bordello qua. Donna di tre scacco. Donna di tre scacco. Si può andare in G1. E qui torrone per Nigrotti per F2, perché adesso non si può prendere di donna perché c'è lo scopertone, doppio scacco di scoperta vescovo e cavallo. Questa è ipertattica, è presa cavallo F3 scacco. Ah, non è scacco giusto perché c'è la donna davanti. Se prende di re cavallo F3 probabilmente. Se prende invece di donna, se prende di donna, qua c'è addirittura ammazzo, si cavallo E2, doppio c'è scacco e inchiodatura. Adesso è scacco, si perde la donna, in tutte le salse si perde la donna e qua forse addirittura si chiude col brillante matto, scacco di donna. Di scoperta, un altro scacco, signori. E qua dove varre? Ma se viene qui, c'è matto. In uno. E se va di qua, c'è sempre matto in una. È troppo forte l'attacco del nero con questi pezzi. È pazzesca sta variante, eh. Certo, è difficile, io non dico che è facile, adesso non dirò nel titolo che questa variante ha distrutto il gambetto italiano, perché non è vero. È un antidoto molto efficace, ma la pelle al sole la dovete sempre mettere. Se io do nelle mani di un maestro fide, che gioca spesso online, la variante del barba stratega, e lui se la studia, ho paura che Super Speed non ce la fa più, a meno che non vinca per il tempo, ok, però troverà parecchi patemi, signori, parecchi patemi dam. Certo, con i Peppinio meccanici vince lo stesso perché lui è veloce e feroce, è un giocatore aggressivo, giocatore tattico anche, non solo, è bravo nei finali, quindi non è semplice, no? Però lo dico anche a Super Speed, no? Se lui studia anche questa roba qui, la presa di cavallo, potrà trovare un controantidoto con il bianco. Ok? Ora, vediamone un'altra ancora. Abbiamo visto quella col cavallo per, quella con vescovo E3, che sono le due principali. La rocco corto abbiamo visto che è pericoloso, sempre per il fatto che si può giocare tranquilli. D6, e qua mettiamo H3 per non far arrivare il vescovo. Qui una mossa come cavallo F6 sembra più che sufficiente. Ci si sviluppa, si attacca il pedone, ricordatevi che avete il pedone in più anche. Se il nero si sistema e riesce a mettere il re al sicuro, il bianco non ha più quell'attacco roboante, signore, con donna, vescovo, cavallo che si schianta. Sono i pezzi, stanno tutti a casa, signore. Alternative, non so. Attaccare il cavallo e niente, si cambia presa presa. Qua
prese, donne F6, qui si gioca a liquidare tutto, a provare a cambiare pezzi. Qui vedete che già il bianco se cattura, prende di cavallo, aiuta lo sviluppo del nero. E se rimane qui, non è molto pericoloso. Non è molto pericoloso. Il nero può andare avanti tranquillamente con lo sviluppo. Solidifica tutto, ok? Va bene, arrocco corto. Qui, donna G6, ecco che donna G6 per stare davanti al re, minacciare vescovo H3, anche questa è una risorsa. Poi il cavallo andrà in F6. Qui, ok, si può guadagnare un tempo sul vescovo, vescovo in B6, su cui bisogna tenerlo il più lungo possibile. A4, occhio, non farvelo sberluccare. No? Qui A5, anche B per A5. È anche possibile prendere il trono e pernigotti. Questo è un po' naif alla Joan Griffith. Questo è un po' naif, però mi piace molto perché qui mantengo il vescovo sulla diagonale. E questo trono e pernigotti non si sa mai che un giorno potrebbe rompere le scatole. Potrebbe essere un'idea. Vedete? Anche questa linea con C3 non va bene adesso. Non va bene. E allora che si può fare? Sviluppare pezzi. Cavallo C3. Una mossa che si potrebbe anche giocare. D6. Attivare il vescovo. E adesso che si fa? Ok, cavallo A4 per togliere la coppia di vescovi è tipica della viennese, ad esempio. Qui sono linee molto particolari. Vescovo E6, bisogna sempre stare attenti. Esempio, che succede su cavallo F6? Cavallo per C5, pedone per C5 e cade E5. Non mi piace. Quindi dobbiamo trovare un modo per difendere anche qui. Vescovo E6. Adesso il vescovo è in presa. Si prende di cavallo e dopo la presa del vescovo si prende di cavallo. E adesso non ci sono più problemi. La struttura pedonale del nero è intonsa, non ha doppiature, il bianco non ha più la coppia di vescovi e ha un pedone in meno. E adesso c'è il pedone 4 che traballa. Il cavallo sta per arrivare anche in F6. E questo pedone qui come lo si difende? Alla lunga rischia anche di cadere il pedone 4, quindi è devastante questa roba qua. Devastante, signori, questa roba qua. Torniamo a bomba. Partita italiana e gambetto italiano. Quello che vi consiglio io, se proprio non volete studiarvi tutta sta pappardella, è di giocare la due cavalli. E buonanotte, vero barba stratega, a due cavalli buonanotte. Se vi fanno l'attacco del fegato fritto, D5 dovete saperla, D5 è praticamente forzata. Dopo la presa vi consiglio di giocare B4, super B5, scusate, super speed, gioca sempre la variante principale che è la migliore, però questo gambetto è favoloso, il gambetto Ulvestad. È molto interessante perché non lo conosce quasi nessuno. Perché qui se si prende di donna e il nero come minimo alla parità. Minaccia qui, minaccia qui. Non è semplice per continuare. Ho fatto un video sul gambetto Ulvestad, andatevelo a vedere. Pensate che qui la migliore è vescovo F1. Se vedete che vi giocano vescovo F1 al gambetto Ulvestad, vuol dire o che usano un motore o che sono dei giocatori forti, ma forti veramente, che conoscono tutta la teoria del gambetto Ulvestad. Signore.
ma è quello che fa anche Super Speed col gambetto italiano. Ok. Lui gioca sul fatto che l'avversario potrebbe non conoscere le linee migliori. Lui gioca di 4, ok. Questa fa schifo. Questa, il motore l'ha sempre considerata la migliore. Ma la migliore è quella del Barba Stratega, cavallo per. E adesso chiedo a Super Speed se ha l'antidoto per sta roba qua. Come potete vedere, adesso è il bianco che, se sbaglia linea, va a stare uno schifo. Va a stare uno schifo. E va a prendere in considerazione questa B4. E c'è il trappolazzo, no? Perché se si prende per dare scacco, C3 forchettone. Andare in B6. A4, che è il piano per ingabbiare il vescovo. A5 si riprende il pedone, donna E7. Il trucco è lasciare questo pedone, allora può prendere di vescovo con scacco re F8, e l'idea è sempre che questo è in presa e questo rimane in presa, quindi è forzato prendere, presa di re. Questo qui, questo qua, è l'idea del Barba Stratega, signora. Oppure prendere di cavallo, che sembra anche più complicata. E qui D5 per interrompere la comunicazione. Si prende ancora di vescovo. Cavallo F6, attacca vescovo, sviluppa un pezzo. Ora, se si prende il torrone Pernigotti, qui è il game over con vescovo G4. F3, cavallo per D5, e qui non si può prendere perché è re inchiodato. E se si prende il vescovo, signori, donna per E4, game over. Qui è game over. Qui prendete matto in 12, signori, qui prendete matto in 12. E se non prendete il torrone Pernigotti, che si fa qua? Vescovo G5, si sviluppa un pezzo, si inchioda il cavallo, finalmente ci si può arroccare corto. E adesso, se arriva il doppio scopertone qua, scacco, re H8, e adesso questo è in presa, questo rischia, ok, c'è l'inchiodatura. Vediamo questa linea, arrocco corto, andiamo sul classico, e perde il pezzo. Allora salviamo il pezzo. Dove lo salviamo? Qui. Vescovo per F5. Adesso si prende il pedone. C'è sempre un'inchiodatura, eh? Però attenzione. Questo inchiodato. E che si fa? Non si può prendere. Che si fa? Si prende il cavallo. Via col il torrone Pernigotti, perché la donna rimane ad inchiodare il re. Questo pedone non può catturare, non può difendere, non può fare niente. Arrocco corto, qui un altro game over. Presa. 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 Noi abbiamo 1, 2, 3, 4 pezzi, possibilmente anche 5, che attaccano un arrocco sguarnito di pezzi, un rettangolo per arrocco orribile. Il bianco che cos'ha? Niente. Non ha niente. Il pezzo in meno anche, cioè, signori, qui ci si può ancora salvare giocando proprio precisi questa. E qua io prenderei anche i torrone Pernigotti, ecco. E adesso minaccio il vescovo, questo pedone è sempre inchiodato qua, arrocchi corto, torre per D5 lo stesso, presa, presa. Salta il cavallo. Adesso l'idea semplice potrebbe essere o torre F8, torre 8, torre di 8, e si arrocca manovella. È complessa, è chiaro, non è facile.
Super potrebbe dirmi, ma prima che uno si ricordi tutte queste linee, come fa? Come fa? Però studiatevele, che vi devo dire? Questo è un repertorio già per giocatori dal prima nazionale in su, perché se affrontate Super Speed con categorie più basse, perdete lo stesso, anche col sistema Barba Stratega, signori. Quindi. Ok, signori, quindi Gambetto Italiano, secondo me, a livelli alti lo abbiamo demolito, cioè demolito, annacquato, è il termine più corretto, abbiamo annacquato. Ora, una dichiarazione del Barba Stratega. Ciao a tutti, sono il Barba Stratega. Purtroppo Dingli Renghi non mi ha usato come secondo, ha preferito Barba Fantasy e quel matto di Report. Io però sono qui e ho smontato il Gambetto Italiano. Adesso Super Speed devi stare attento perché d'ora in poi guarderanno tutti questo video e potrebbero usarlo contro di te nelle tue partite. Se sono giocatori forti avrai dei problemi. Se sono pepino meccanici vincerai lo stesso perché sei più forte. Però ricordati che noi barbascacchi siamo più forti dei motori. Guardate qua, Stockfish, lui giocava a vescovo guardate, ecco, guardate un attimo. Torniamo un attimo all'inizio. Qui Stockfish gioca a vescovo per. Non che sia sbagliata, ma non è la migliore. Super ha dimostrato che in questa linea comunque va in leggero vantaggio. Presa, presa. Vescovo E3. Il cavallo deve stare attento a dove va. Cavallo C6. La donna che va in H5. Ok, donna E7. Cavallo C3. Allora, guardate la differenza tra questa linea. Ok. Avete visto la differenza di pezzi? E questa linea. Guardate la differenza, la donna non va in H5, non c'è tutto questo trigumiro. Ok. Attenzione qua. Attenzione qua, signora. Abbiamo diluito questo gambetto che, devo essere sincero, prima dell'intervento del Barba Stratega pensavo fosse veramente quasi impensabile giocarci contro con il nero. Rimane un gambetto pericoloso, ma con la variante del Barba Stratega, signori, secondo me qua gli scacchi possono continuare a dormire sonni tranquilli e non è la fine di nessun'epoca, signori. Anche perché altrimenti i top GM la giocherebbero sempre. È vero che anche i top GM, se giocano in questo modo qua, rischiano di brutto. Rischiano di brutto, ad esempio, anche con questa. E vedete, magari il grande maestro continua di sviluppo qua. C'è veramente fastidio. Ok? Vedete che ci sono mosse uniche di 5. Ok, ma vescovo B5, cavallo E4, presa, vescovo B6, cavallo C3. Vedete che però il bianco qui non ha problemi. Nella variante del Barba Stratega il bianco non può mai arroccare. È spaventoso, signore. Bene. Vi do appuntamento a venerdì perché ci sarà una puntata clamorosa e vi voglio tutti, perché si parlerà di Carlo Marzano, il personaggio misterioso sarà Carlo Marzano, il miglior istruttore di scacchi che io abbia mai conosciuto. Ok? Andremo a vedere tre partite col bianco e tre col nero di Carlo Marzano. Siamo abituati a vedere Carlo Marzano su Mr. Chess, mi raccomando iscrivetevi anche al suo canale. Analizzare le partite degli altri e ora metteremo lui sotto torchio.
E useremo il motore che a lui dà tanto fastidio, perché dobbiamo vedere se lui trovava le migliori del motore. Ho scelto io personalmente tre partite col bianco e tre col nero, speriamo siano di suo gradimento. E quindi ci vediamo venerdì prossimo. Mi raccomando, like e iscrizioni. Quando faccio il giorno di pausa, approfittatene per continuare a vedere i video. Sono video molto lunghi, signori. I barbascacchi, ora. Allora, gli altri tre sono impegnati per il match mondiale, poi andranno in vacanza e non li vedremo più per un po'. Dovremo fare la puntata a scuola di scacchi psicologici, ma la faremo più avanti, probabilmente a settembre, quando torneranno dalle vacanze e quando il barba psicologo avrà di nuovo il camice, signore, il camice e la clinica. Mentre il barba stratega, tu sei rimasto qua, mi dispiace per te, ma qual è il tuo programma? Ragazzi, questa è l'ultima puntata, adesso parto per le vacanze. Vado un po' a Las Vegas, con le barbacubiste, mi vado a divertire alla roulette. Bene. Tanto tornerà Brady e mi vedrete ancora perché devo andare a prendere Brady all'aeroporto. Quindi diciamo che dovrò aspettare a partire per Las Vegas. Diciamo che mi riposo un pochettino, mi guardo il mondiale, magari Ding ci ripensa e mi sostituisce, cioè sostituisce il rapporto con me. Poi porterò Brady qui a casa di Carlo e poi partirò per Las Vegas. Se noi barbascacchi fino a settembre non ci vedete più. Bene, signori, mi raccomando, like e iscrizioni. E un saluto anche a Super Speed. Devi pregare che non ti giochino la variante del barbastratega contro il gambetto italiano. Ciao ciao. Ok. Barbastratega se n'è andato. Mi raccomando, tutti quanti qui venerdì. Che dire altro? Poi ci saranno personaggi misteriosi, a raffica porterò avanti scacchi criminali, poi porterò avanti, ci sono anche peppinio meccanici, signori, maestri peppinio meccanici, andremo a trovare dei maestri internazionali, ok, magari sconosciuti, che non sono mai riusciti a ottenere il titolo di grande maestro, ma che hanno avuto delle peculiarità nel gioco. Ad esempio, Caffettiera Cafferty, signori. Sarà anche lui, Caffettiera Cafferty, fare il video su Caffettiera Cafferty. Tutti i criminali, tutto, tutto. Poi Carlo Marzano, venerdì, tutti, tutte. Tanta carne al fuoco, signori. Solo su questo canale, mi raccomando, like e iscrizioni. Con questo è tutto. Ci vediamo venerdì, ciao e arrivederci.